Una scoperta da Nobel e una lunga storia che approda in Italia intrecciata al destino di un'impresa lombarda. E tutto questo la vitamina C, la sua versione made in Italy, compie 80 anni, ma per capire come è arrivata nel bel paese bisogna fare tappa in Germania, alla Merck di Darmstadt, dove un giovane Fulvio Bracco se ne innamorò ascoltando lo scopritore della molecola destinato a vincere un Nobel per la medicina. Si era fatto prendere a benvolere da questo professor Loew, che era il direttore scientifico, il quale l'ha ammesso alla riunione in cui il professor St. Gheorghi ungherese ha parlato e ha presentato vitamina C. Allora lui era lì in diretta, dopo la Merck ha iniziato la produzione della vitamina C, la Merck e la Roche, e la Bracco ha portato il prodotto in Italia. Nasce così il brand Chebion, 1934-2014, 80 anni festeggiati anche con i giovani, con un bando per 5 premi di laurea alle più belle tesi in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche sul ruolo preventivo della supplementazione con la vitamina C. Diversi studi scientifici le riconoscono mille usi. Ultimo, ma altrettanto importante, nella prevenzione della fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale è una complicanza della chirurgia cardiaca, è un'aritmia che provoca gravi rischi di trombosi, per cui chi ha la fibrillazione atriale deve prendere anticoagulanti. Abbiamo visto che se viene preceduto l'intervento chirurgico, l'angioplastica, da un trattamento vitamina C, la fibrillazione cala a livelli molto molto bassi e quindi migliora certamente la salute del paziente. Non solo alleata contro i malanni di stagione, ma anche contro le ustioni, è amica di maratoneti e bebennati da mamme fumatrici. Il destino della vitamina C è in origine legato a una malattia antica, lo scorbuto, che affliggeva i marinai impegnati in lunghi viaggi. Grazie a due Nobel ha continuato la sua strada sotto i riflettori. I prossimi capitoli sono ancora da scrivere.